degli NFT, che sono comunque cose che poi si vanno anche in realtà a mescolare con The Sandbox. Quindi lasciare la parola a Filippo, che ci spiega un po' tanto chi è, si presenta, che cosa è, per chi non lo sapesse, esatto, per chi non lo sapesse cos'è Mokda e che cosa fa. E poi nel frattempo iniziate a aprire il client di gioco, che iniziamo poi con la visita, quindi sul pezzo. Grazie, grazie Luca. Allora, innanzitutto ciao a tutti, effettivamente mi chiamo Filippo, il cognome è Lorenzin, sono il direttore artistico di Mokda, ovvero il Museum of Contemporary Digital Art. Di che cosa si tratta? Sostanzialmente è un museo decentralizzato, nel senso che non abbiamo un campanello, non abbiamo una porta su cui attacchiamo che ne so, il cartello con gli orari di apertura. Vuol dire che siamo prevalentemente basati, diciamo, sulla blockchain. Quindi, per esempio, sulla blockchain abbiamo la nostra collezione permanente, lavoriamo con tantissimi artisti che si occupano di arte digitale, nello specifico di NFT. Però diciamo che più in generale ci occupiamo di tutta quell'arte, di tutti quegli artisti che viene, come dire, vengono di quell'arte creata con dispositivi digitali, che può essere il computer, così come una stampante 3D, così come, perché no, una calcolatrice. Quello che vi voglio presentare oggi quella che vi voglio presentare oggi è la nuova mostra che abbiamo aperto lo scorso 7 luglio nell'NFT Institute e che rimarrà aperta fino al 18, ovvero praticamente il prossimo lunedì. Avete 6 giorni per andarla a vedere. Il titolo è Impossible Worlds ed è stata curata da Tom van Andermatt, che è uno dei nostri curatori più bravi. Si tratta della terza mostra curata da Mokda dentro in collaborazione con Sandbox ed è effettivamente la seconda di questa stagione, di quest'estate. E diciamo che rappresenta un'ottima opportunità per gli utenti di Sandbox di scoprire arte digitale contemporanea in uno spazio interattivo che insomma non è nato per mostrare fine art, per mostrare arte. E ovviamente questo per noi di Mokda è un aspetto molto interessante e stimolante, perché anche se non avete un PhD in storia dell'arte, sicuramente saprete che soprattutto la storia dell'arte moderna, quindi dal 900, dal 1900 in su, è stata scritta soprattutto da artisti e da mostre che hanno presentato arte in luoghi che non erano nati per mostrare arte, quindi non nelle solite gallerie, non nei soliti musei, ma che ne so, nella strada o in posti che sono visitati da persone che non necessariamente sono super interessate all'arte. Cosa posso dirvi? Per gli artisti esposti in Impossible Worlds, in questa nuova mostra, il regno digitale, chiamiamolo così, il reame digitale, ha fornito uno spazio per creare le proprie realtà. Per citare Pablo Picasso, tutto ciò che puoi immaginare è reale. E questa, secondo me, è una massima fondamentale, sia per, come dire, sia per capire, o se non altro per approcciare questa mostra, ma in un certo senso anche per approcciare quello che è Sandbox e i metaversi in generale, ovvero se lo puoi immaginare, vuol dire che è effettivamente reale. E penso che, insomma, soprattutto per, come dire, per coloro di voi che creano oggetti dentro Sandbox, questo non sia, come dire, non sia una novità. Ecco, mettiamola così. E se per te va bene, Luca, io credo che possiamo anche entrare dentro la mostra e così. Vedo che c'è un commento, sto entrando ma è lento, vabbè dai, poi ci raggiungi, tanto iniziamo. Demon, il comando è slash join con la J e il numero dell'istanza che ho scritto prima, 32012. Voilà, dai, ci siamo già in un bel po'. Direi che possiamo iniziare a entrare. Pian La prima pianino. cosa che abbiamo davanti, ecco, direi di partire da qui, la prima cosa Prendiamo che questo ci trittico, come dicono vediamo. le persone con in mano i bicchieri di vino agli opening delle mostre, questo trittico. Allora, queste tre opere sono di un artista il cui nickname è Lumps, scritto Lumps, il cui vero nome è Sam Drew. Lui è un illustratore e un animatore proveniente dal Regno Unito.
Diciamo che tendenzialmente il soggetto delle sue opere tende a contrapporre il quotidiano con l'incomprensibile, quindi per esempio attività come la spesa settimanale o che ne so, visitare un museo o mangiare ramen, a quanto pare lui è molto appassionato di ramen, assumono una energia surreale nelle sue opere. Come vedete, è un artista che è interessato a scoprire i recessi della realtà quotidiana attraverso l'esplosione dei dettagli straordinari che compongono la vita di tutti i giorni. Nel suo universo illustrato, per esempio, che ne so, anche un frigorifero aperto o un supermercato, come quelli che vedete adesso, possono diventare dei portali per un mondo strano e meraviglioso. Tra i vari clienti commerciali per cui ha lavorato in passato ci sono ad esempio Nike, Netflix, Spotify, Atlantic Records, Island Records e la BBC. Tra l'altro lui c'è un'altra opera sua più in là, in un'altra parte dell'edificio. Ok, quindi la vediamo poi dopo. Sì, la vediamo più tardi. Ok. Tra l'altro, io vi ricordo che se in realtà se vi avvicinate vi fa Esatto. vedere i dettagli della singola opera e avete anche la possibilità di essere rimandati al marketplace, quindi al sito dove poi è venduta o è stata venduta. Dipende poi da NFT e NFT, se è ancora in vendita o è già stato venduto. Ma se posso chiedere, Luca, mi piacerebbe sapere se qualcuno tra i nostri, come dire, come direbbero a Radio Rai, se qualcuno dei nostri ascoltatori è un artista o se disegna o se dipinge o se, che ne so, se fa lo scultore o suona, insomma, non vogliamo certamente mettere limiti ai mezzi espressivi Artisti, di fatevi una avanti. persona. Artisti, fatevi avanti, che sono Diteci molto curioso. Sono molto curioso. cosa ne pensate. Tanto grazie a Esatto. Mago Merlino per l'abbonamento. Il feto imbussato dice che è inquietante. Ah, qui in questa la spesa. La Sì. realtà è inquietante, è per questo che è inquietante. Poi devo dire, diciamo, come curatore mi piace molto come dire, la grafica di The Sandbox va un po', non dico come si dice, in competizione, però comunque una volta che si espongono determinate opere nello spazio di The Sandbox, è evidente che provengono proprio da due, come dire, due concezioni grafiche Certo. completamente diverse. E ripeto, è anche quella un po' la ragione per cui a Mokta siamo così interessati a lavorare sia in The Sandbox ma anche in altri metaversi, proprio perché quelli che magari per molti altri sono dei limiti, per noi sono delle opportunità, perché insomma, sia nell'arte, così come in tantissime altre cose della vita, come dire, il tutto sta come dire, nello sfruttare le limitazioni date da una situazione per ricavarne delle opportunità creative. E ripeto, sono sicuro che le persone del pubblico che effettivamente creano e disegnano oggetti per The Sandbox, sanno assolutamente di cosa sto parlando. Spero. Oppure no. Penso proprio di sì. Mancano i video, come dicevo a Filippo. Sì, Assolutamente. effettivamente mancherebbe, per esempio, mancano i video, mancano in realtà anche più che per l'arte, magari se uno non minta, ma le opere, magari vuole esporre qualcosa che ha creato lui anche in esclusiva solo per esposizione, non può farlo perché in questo momento può mettere solo NFT, funzionalità che aggiungeremo nelle prossime versioni in realtà dei Game Maker, per cui pian pianino si aggiungeranno cose, ecco. Il tasto per fare le foto e ci sarà la combo di tasti. Di solito è Windows, il tasto Start, Shift, S per fare lo screen. O stampo in realtà. I vostri incubi o se che ne Come il so. feto di prima imbustato. Esatto. Beh, allora, allora qua a sinistra vedete un'opera di un artista di origini polacche e greche che si chiama Adam Martinakis. È un classe 1973, quindi come dire, è sicuramente non di primo pelo, ma è uno degli artisti più interessanti nella scena. Lui si è occupato di, pensate un po', interior design, graphic design,
ceramic design e, perché no, visualizzazione 3D, sia come artista sia come tutor all'università per tantissimi anni. Dal 2000, e dal 2000 vuol dire da 22 anni, lui lavora e sperimenta su supporti visivi artistici generati dai computer, mescolandoli alla pittura e alla fotografia. Spesso e volentieri le sue opere esplorano gli stati emotivi umani con rendering 3D come questi, come questo, che trasformano il corpo in modo da farlo diventare qualcos'altro, vedendo fino a che punto riusciamo a riconoscerlo. È un po' come prendere, che ne so, prendere una scultura di una faccia fatto con il DAS, per intenderci, se sapete cos'è il DAS, con la plastilina, non so come chiamarlo, come dire, strecciarlo e schiacciarlo, fino a vedere fino a che punto riusciamo a riconoscere un corpo umano. Questa è una tecnica molto legata all'arte moderna, perché poi in realtà, come dire, sono stati soprattutto gli espressionisti tedeschi agli inizi del Novecento, come dire, a esplorare un po' questa possibilità creativa, quindi quella dell'andare a modificare l'aspetto di un corpo fino al punto di farlo diventare quasi un oggetto astratto, come in questo caso, perché noi qui, se non vedessimo le due orecchie, potrebbe essere tutt'altro, potrebbe essere un cuore con delle specie di braccia che escono fuori, un po' come uscito molto male, uno dell'ultima generazione magari, però naturalmente vediamo le orecchie e in questo modo, come dire, riusciamo a, come dire, ci fa intuire la possibilità di un incontro tra due corpi, quindi che può essere un bacio, che può essere una conversazione, e, insomma, come tanta altra arte contemporanea, quella di Adam Martinakis, come dire, chiede al pubblico, ai visitatori, insomma, a noi, di porci delle domande rispetto a quello che lui effettivamente ha creato. A destra, invece, vediamo il lavoro di un artista italiano. È un lavoro di Elia Pellegrini, che è un artista e musicista italiano, mi verrebbe da dire molto giovane, ma probabilmente per molti di voi la sua età non è poi così, non risulta poi così giovane, è un ragazzo di 22 anni che è specializzato in disegno, pittura e arte digitale, che attualmente lavora come artista CGI e freelance. Come vedete, questo qui, sia questo sia quella destra, esatto, quindi diciamo il portale, esatto, galattico e esattamente l'opera quella destra, sono opere spesso e volentieri surreali, che parlano di tempo, di luce, di amore, diciamo che sono opere profondamente ispirate dai concetti epici e antichi dell'umanità, che vuol dire un po' tutto e niente. Long story short, provando a fare parkour per riuscire a salire, ma vediamo se ci riesco. Eccolo qua, oh, vedi che ci sono loro furbi, sono già arrivati sopra. Prima è geniale, è un po' come i concerti con la gente che cerca di tirarti in alto. Esatto. Per vedere meglio, esattamente. E come vedete sono opere che ricordano tantissimo i mondi sci-fi, fantascientifici, di opere come Dune o di, direi, per esempio, di Mass Effect, volendo, per essere un po' più con i dolce vita, diciamo, del ciclo della fondazione di Asimov, se mai l'avete letto. Se non l'avete letto, è un'ottima lettura estiva. Io ve lo dico, nel caso non avete nulla da leggere quest'estate, proprio un bel blocco di quelli che sotto l'ombrellone da leggere in spiaggia, perché poi ti rinfresca anche. Mal che vada, lo utilizzate per bloccare il tavolino. Beh, la tastiera, allora, che non collabora. Poco male. Allora, se vedete le opere quelle là in fondo, in fondo, in fondo... eccolo lì, perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta, forse... Ce la facciamo. Sì. Queste qui qua, dicevi? Allora, queste due sono in realtà ancora una volta di Martinakis, 1 e 2. Invece okay. Le altre tre, quindi questa qui a destra e quelle due, soprattutto quelle lì. Ok. Esatto, queste qua, esattamente. Queste qui che sembrano delle nuvole, queste, chiamiamole così. Queste di qua. Mi sento molto boomer a indicare con il dito, come se fosse... Scusate, non è...
Avrei. gente molto Aspetta, anziana. non c'è il coso per. Non c'è Beh, il coso per indicare, Non cioè c'è la. Devono fare le emote non per indicare e ancora, fare così. devo dire che una cosa divertente di lavorare insieme a Mokda è che noi, come dire, proprio perché facendo tantissimi eventi pubblici dentro i metaversi con il pubblico, e giustamente abbiamo bisogno di determinati modi per, come dire, per indicare determinate cose. Spesso e volentieri le varie piattaforme, come dire, ascoltano un po' i nostri pareri e spesso e volentieri implementano laddove mancano cose appunto semplici come questa cosa qui dell'indicare. Allora, molto rapidamente, questi lavori qui sono quattro opere, in questo caso non si può dire che è un trittico, a meno che non si voglia dire un trittico più uno, e fanno tutte parte di una serie di lavori intitolati Metamorph. Sono tutte opere create da due artisti, ovvero Jenny Pasanen e Reuben Wu. Questa serie è un progetto composto da sei opere realizzate nel corso di 6 mesi. Questi due artisti hanno collaborato a distanza e ovviamente questa è una delle peculiarità dell'arte creata online. Ovviamente non c'è bisogno di essere necessariamente nello stesso spazio. Adesso, ovviamente che ve lo sto a dire, nel senso che evidentemente lo sapete meglio di me questa cosa qua, però appunto in questo caso cosa è successo? La cosa interessante è che i due artisti non sono, come dire, non avevano le stesse, chiamiamoli così, stessi skill set, nel senso che Pasanen è un artista che si occupa di AI, nel senso che realizza le opere con l'intelligenza artificiale. E queste opere qui, appunto, sono state create a partire dagli esperimenti con l'AI di Pasanen e, come dire, mischiate con la fotografia di Wu, il quale è in realtà un fotografo. Quindi in questo caso abbiamo un fotografo e un artista che si occupa di AI, che si sono, tra virgolette, incontrati e appunto sono andati a realizzare delle opere che altrimenti da soli non sarebbero riusciti. E questa, secondo me, fa parte di quel filone, diciamo, di esperienze che rende sicuramente questa scena una tra le più stimolanti a livello artistico contemporaneo, proprio perché è molto semplice riuscire a incontrare persone che magari sono interessati ad altre, sono interessati, hanno la passione per altre tecniche, per altri media, come si suol dire. E come dire, intavolare una collaborazione, mentre magari nel mondo fisico reale spesso e volentieri questo è molto più lento, è molto più problematico. E quindi sì, tra l'altro in questo caso insomma vediamo i risultati, il risultato secondo me è molto d'impatto, come si suol dire. Tra l'altro sembra che siano tutte collegate con questo filo che arriva da fuori e arriva Assolutamente, dentro alle varie. assolutamente. Poi naturalmente dovete prendere in considerazione una cosa che spesso e volentieri, soprattutto gli artisti, ma anche i curatori, non, come dire, una cosa a cui spesso non si pensa fino a quando effettivamente non la si fa. Nel senso che spesso e volentieri queste opere sono digitali, ok? Cioè, evidentemente sono digitali, ma cosa vuol dire? Che sono fatte per essere esposte laddove, cioè ovunque ci sia uno schermo digitale, che può essere un laptop, che può essere lo schermo di una televisione, che può essere un proiettore, che può essere, perché no, uno smartwatch, che può essere che ne so, un tablet e così via. Questo vuol dire che naturalmente la dimensione in cui si vede quest'opera varia in base alla dimensione del dispositivo utilizzato. Sembra una scemenza, ma se ci pensate, non è che ne so, Leonardo faceva le opere pensando che sì, vabbè, tanto io lo faccio e poi tanto la gente se lo vede come gli pare. Nel senso che spesso e volentieri, cioè spesso e volentieri, storicamente l'artista si è sempre dovuto preoccupare delle dimensioni di un'opera quando esposta al pubblico, no? Quindi anche per quello, e non so se vi è mai capitato, però è anche un po' per quello, ad esempio. È anche per quello la ragione per cui quando si va a vedere la Mona Lisa a
alla Gioconda, al Louvre. Tu, non so, per esempio, Luca, te la butto lì, sei mai stato al Louvre? Mi manca. La Ti prossima manca? volta che vado a trovare, Ok. la prossima volta, prossima volta che vado a Parigi, che la prossima volta sarebbe la prima volta che vado a trovare Qual è la anche migliore Sen, occasione? esatto, vado a trovare l'headquarter di Sandbox e vado a Esatto. vedere anche la mostra. Esattamente. Adesso, tipo Luca, secondo te quanto grande è la Mona Lisa? Senza fare gesti in camera, secondo te tipo quanto può essere È abbastanza, grande? se non ricordo male, abbastanza piccola. Non ha dimensioni Bravissimo, bravissimo. molto elevate. È piuttosto piccola in realtà. E io mi ricordo, tutte le volte, sembra che ci vada una volta al mese, però insomma, tutte le volte che ci sono stato, in fila sentivo i commenti delle persone accanto a me. Io già un po' me l'aspettavo perché, appunto, già avevo letto le dimensioni nel mio libro di storia dell'arte. Però giustamente la gente arrivava e diceva: Ma come? Ma è piccolissima, ma che roba è? È grande come un francobollo. Io me l'immaginavo grande come una parete. E quindi, come dire, le dimensioni contano, ecco, se non altro nel campo dell'arte. Quindi, quello che voglio dire è che nel momento in cui si vanno ad esporre delle opere digitali nel metaverso, dove effettivamente hanno delle loro dimensioni, perché poi gli avatar, come in questo caso qui, hanno delle dimensioni. Chiaramente vedere l'opera che adesso vediamo di fronte sarà 3 volte, 4 volte grande quanto un avatar, ce la fa immaginare alta 4 metri, per esempio. Se invece guardiamo le opere, quelle che ci sono a sinistra, nel muro, esattamente, quelle lì sono un Cosa? po' più piccoline e, come dire, l'effetto è evidentemente diverso. Ripeto, sembra una scemenza, ma in realtà non lo è. E quindi si tratta spesso e volentieri di parlarne con gli artisti e capire anche con loro quali sono un po' i desideri, come se li immaginano effettivamente grandi le opere, perché poi magari una cosa che sta su uno schermo, che ne so, che sta su, insomma, non necessariamente un'opera digitale deve essere grande come l'intera parete. Magari a volte l'artista la vuole stampata, che ne so, come una 5 o come una 4. E il ruolo del curatore, insomma, è anche quello di assecondare l'artista, laddove, insomma. A settimana prossima, se non ricordo male, per cui vi consiglio di finire poi la visita a voi. Ah, per chi chiedeva, parliamo di prezzi, possiamo in realtà anche scoprirlo direttamente ora, perché in realtà se ci andiamo in qualsiasi opera, ad esempio quella dei caschi, possiamo vedere se intanto è stata venduta, se io faccio view in market, perché adesso voi non lo vedete, però sono riportato a OpenSea, posso vedere a quanto è stata comprata, se è in vendita. Quindi se ovviamente ogni opera poi dipende dall'artista, dipende da quanto è stata venduta e dipende da quel prezzo che fa l'artista sostanzialmente. Ad esempio, parlando di prezzi, questa che vedete qui vedo che è stata mintata, ok, e poi è stata venduta per, in questo caso, 0,15 Ethereum. Lo possono vedere tutti, vi basta andare in view in marketplace, vi riporta a OpenSea e vi fa vedere a quanto è stata venduta. In realtà poi avete modo di controllare la collezione, vedere se ce ne sono altre, e quanto è venduta quel prezzo più basso, eccetera. In questo momento, oddio no, aspettate, no, infatti ho selezionato la cosa sbagliata. Vi posso anche dire della collezione, i Cryptonauts. In questo momento, se volete comprare uno di questi Cryptonauts, quello meno costoso costa 0,11 Ethereum, ad esempio. Quindi poi ovviamente ogni cosa ve la potete guardare, vedere quanto costano. Magari c'è quello che costa di più, c'è quello che costa di meno. E se vi interessa collezionarle, come avete sentito tutti i consigli, se vi interessa collezionarle, poi potete.